Bentornati sul canale, oggi commentiamo la liturgia del giorno di sabato 13 maggio 2023. Superata la questione dell'Assemblea di Gerusalemme, adesso Paolo riparte subito col secondo viaggio. Qui ci sono un sacco di indicazioni, ne tengo due ovviamente, cioè il reclutamento di Timoteo che lui fa circoncidere. È molto interessante questa cosa perché sarebbe stato un ostacolo soprattutto nel primo approccio con i giudei, e una linea di compromesso che Paolo ovviamente assume, cioè a Gerusalemme deve difendere con Sila il principio e quindi i pagani sono ovviamente come noi. Ma con Timoteo invece difende il principio pastorale, quello di non porre degli ostacoli pregressi all'incontro anche col mondo giudaico. E poi ci racconta tutta una serie di percorsi che fa, l'Alta Galazia, eccetera, fino a quando il Macedone, no? Che dice, vieni da noi, legge questa rivelazione, questo sogno, appunto, e Paolo arriva in Europa. Il cristianesimo arriva tramite la sua predicazione in Europa. Veramente un passaggio decisivo. Ecco che allora il Salmo lo celebra, acclamate il Signore voi tutti della terra, riconoscete che solo il Signore è Dio, perché buono è il Signore, il suo amore è per sempre. Invece il testo di Giovanni continua la questione del comandamento, ma adesso prospetta qualcosa di diverso. Ci fermiamo un attimo, lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Poiché invece non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che io vi ho detto: un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra, ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Questa sezione del Vangelo di Giovanni è particolarmente drammatica perché è la sezione della persecuzione. E la persecuzione, qui lo spiega chiaramente Gesù, nasce da un sentimento forte e preciso, l'odio. E l'odio nasce perché non conoscono lui, non conoscono il Padre e soprattutto non lo vogliono accogliere. Ecco allora che un servo dice non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Quindi, autorità divina riconosciuta, osserveranno la vostra parola, persecuzioni. Ecco, pensare di portare il Vangelo nel mondo e non assumersi questa duplice dimensione e questa realtà che alle volte può essere pesante, o pensare che tutti devono andare bene, sono tutti buoni, tutti bravi, eccetera, è non aver letto il Vangelo. Non aver letto quello che il Signore ci chiede, cioè di esporci per il suo nome. Questo non significa assumere delle posizioni sciocche o preconcette, o non avere a cuore quella mediazione verso le persone. Ci mancherebbe altro, ma sapere che non tutte a tutti piaceremo, che comunque ci saranno anche contrapposizioni personali e che questo deve essere messo in conto come vera sequela del Signore Gesù. Insomma, se abbiamo riconosciuto l'amore con il quale siamo stati amati, abbiamo speranza nella vita che Egli ci ha promesso, non mi sembra neppure che questo sia particolarmente difficile da fare. Ho concluso anche questa quinta settimana alle 10 in uscita il domenicale in formato extra large che ci presenterà la sesta settimana del tempo di Pasqua. Vi auguro una buona e santa domenica e vi aspetto poi tutti qua lunedì prossimo. Grazie.